che è già un fatto importantissimo che un evento di questo tipo, un evento internazionale che richiama giovani atleti da tutta Europa, si sia stabilizzato, si sia storicizzato e oggi faccia parte stabilmente della top 10 delle regate mondiali giovanili più affollate. E quindi Crotone è diventata ormai un punto di riferimento internazionale, oltre che nazionale. Saranno, almeno ad oggi, abbiamo 233 atleti che provengono da tutta Europa. Parliamo di Olanda, Germania, Malta, Slovenia, Croazia, naturalmente tanti atleti anche italiani. E siamo arrivati ormai alla quinta edizione di questa Biber Carnival Race e per noi è motivo di orgoglio perché i numeri in qualche modo ci stanno premiando. Questo è un altro risultato che ha ottenuto la Calabria nelle sue eccellenze, quindi quando noi utilizziamo la valorizzazione del territorio secondo quelle che sono le proprie aspettative, quelle che è la vocazione territoriale, i risultati poi ci sono. Utilizzare al meglio le nostre risorse senza spendere nulla sarebbe un volano eccezionale. Noi vediamo che Crotone a febbraio ogni anno è sold out per tutte quante le strutture. Assolutamente sì, anche perché coloro i quali praticano questo sport sono dei piccoli imprenditori, perché ci vuole lealtà, ci vuole coraggio, è una sfida il mare e di conseguenza auguriamoci che diventino domani gli imprenditori della nostra città.